La Spagna occupa la maggior parte della penisola iberica. Confina ad ovest con il Portogallo, a nord-est con la Francia e il piccolo stato di Andorra, e a sud con Gibilterra, una dipendenza ad oltremare del Regno Unito. È bagnata a sud-ovest, ad ovest e a nord dall'Oceano Atlantico, ad est e a sud-est dal Mar Mediterraneo. Fanno parte del territorio spagnolo anche due arcipelaghi. Le isole Baleari nel Mediterraneo, di cui le principali sono Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera. E le isole Canarie nell'Atlantico, che fisicamente appartengono al continente africano, di cui le più grandi sono Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote e Tenerife. Nel continente africano, lungo la costa settentrionale del Marocco, le città di Ceuta e di Melilla rientrano nella sovranità spagnola. La maggior parte della Spagna è occupata dall'altopiano della Meseta, che in lingua madre significa piccola tavola. Con un'altitudine media di 600 metri, costituisce il nucleo orografico geologicamente più antico della penisola. Essa si divide in due parti, Meseta settentrionale e Meseta meridionale, da una serie di rilievi rappresentati dal sistema centrale. L'intero altopiano è circondato da catene montuose. Le più alte sono i Pirenei a nord-est, la Cordigliera Betica e la Sierra Nevada a sud. Le altre montagne meno elevate sono quelle della Cordigliera Cantabrica a nord, del Sistema Iberico ad est e della Sierra Morena a sud. La vetta più alta è il Teide, vulcano dell'isola di Tenerife nelle Canarie, alto 3.718 metri. Le altre montagne più alte sono il Cerro Mulhacén di 3.478 metri nella Sierra Nevada e il Pico de Aneto di 3.404 metri nei Pirenei. Le zone pianeggianti sono assai ridotte e si trovano principalmente nelle valli fluviali. Le più ampie sono la piana dell'Ebro e quella del Guadalquivir. Le coste spagnole si estendono per circa 4.000 km. Quelle del Mar Mediterraneo sono principalmente basse e sabbiose. A nord sono invece alte e rocciose, e nella Galizia sono incise da profonde insenature chiamate rias. La Spagna è ricca di fiumi, la maggior parte dei quali a regime irregolare. Il Tago, il Duero e il Guadiana scorrono da est verso ovest e sfociano nell'Oceano Atlantico in territorio portoghese. Il Guadalquivir sfocia invece nel Golfo di Cadice e l'Ebro è l'unico grande fiume che sfocia invece nel Mar Mediterraneo. Il paese non ha laghi naturali, ma soltanto bacini artificiali utilizzati per fini energetici ed irrigui. Il clima della Spagna è vario. È continentale, con piogge scarse nelle regioni centrali, con vaste aree di steppa. Nelle regioni nord-occidentali è atlantico, con piogge frequenti e abbondanti, dove prevalgono invece le zone boschive. Lungo le coste del Mar Mediterraneo il clima è mite durante l'inverno e caldo in estate. Le precipitazioni diminuiscono e aumenta l'aridità. L'ambiente tipico è quello della macchia mediterranea. Il clima montano dei Pirenei e delle Sierre è più o meno freddo a seconda della quota. Infine, il clima quasi africano dell'Andalusia, quello semiarido, è mite in inverno e caldissimo in estate.
Nella sua storia, la Spagna ha alternato momenti di grande splendore a lunghi periodi di decadenza, in cui si sono succedute diverse civiltà, cartaginesi, romani, visigoti e arabi, che hanno lasciato numerose tracce nella cultura e nel patrimonio artistico e monumentale del paese. La dominazione romana, in particolare, ha lasciato le maggiori impronte, tra cui le lingue parlate, lo spagnolo e il catalano, entrambe di origine neolatina. Durante la dominazione araba, iniziata nel 711, i musulmani conquistarono l'intera penisola, ad eccezione di alcune zone montuose settentrionali, in cui nacquero i regni cristiani di Castiglia, Navarra e Aragona. Gli stessi stati cristiani del nord, a partire dal IX secolo, diedero inizio alla cosiddetta Reconquista cristiana, sottraendo via via ampie regioni agli arabi e relegando il dominio moresco al solo territorio di Granada. Nel 1479 i regni di Castiglia e di Aragona si unirono, a seguito delle nozze tra Isabella I di Castiglia e Ferdinando II d'Aragona. Nel 1492 i re cattolici scacciarono definitivamente i musulmani da Granada. In quello stesso anno, Ferdinando II d'Aragona e Isabella I di Castiglia, con l'editto di Alhambra, obbligarono, entro 4 mesi di tempo, tutti gli ebrei residenti nei regni di Castiglia e Aragona, compresi i territori di nuova conquista, a convertirsi al cristianesimo, oppure a lasciare per sempre il paese. Nella storia della Spagna, ma anche di tutto il mondo, il 1492 è un anno epocale, in quanto Cristoforo Colombo, sostenuto dalla monarchia spagnola, arrivò in America. Negli stessi anni il portoghese Vasco de Gama scoprì una via marittima verso l'Oriente, pertanto Spagna e Portogallo si divisero il mondo ai due lati di una linea immaginaria tracciata nell'Oceano Atlantico. Alla Spagna spettarono le terre ad ovest della linea, cioè le Americhe, ad eccezione del Brasile, e al Portogallo le terre ad est, cioè l'Africa e l'Asia, la via delle Indie o delle Spezie. L'espansione coloniale, avvenuta in seguito alla scoperta dell'America, garantì alla Spagna una posizione di supremazia politica ed economica. La ricchezza, però, non portò un vero e proprio sviluppo e nel XVII secolo ebbe inizio un lungo declino. Le risorse furono infatti sperperate per finanziare guerre in Europa o per soddisfare i lussi degli aristocratici. Dal XVI secolo cominciarono ad avanzare altri stati europei, come Inghilterra, Francia e Paesi Bassi. Nel 1588 la flotta spagnola, nota come Invencible Armada, venne invece sconfitta dagli inglesi. Il XIX secolo segna per la Spagna l'inizio della perdita dei propri possedimenti coloniali a causa della ribellione e della lotta delle colonie americane per la conquista dell'indipendenza. Dopo la crisi economica mondiale dovuta al crollo della borsa americana di Wall Street nel 1929, anche in Spagna proliferarono agitazioni sociali per la grande disoccupazione. Il 12 aprile 1931, alle elezioni municipali, prevalsero i partiti repubblicani e il re di Spagna, Alfonso XIII di Borbone, fu costretto a lasciare il trono e a recarsi in esilio, prima a Parigi e poi a Roma. Ciò segnò la fine della monarchia e venne così proclamata la Repubblica.
Alcune riforme sociali, tra cui quella agraria, che distribuì parte delle terre incolte ai poveri, allarmò i proprietari terrieri, il clero e l'esercito, provocando nel 1936 un colpo di stato militare, capeggiato da Francisco Franco, chiamato il Generalissimo. Questi, dopo anni di guerra civile, che provocò più di 600.000 morti, instaurò una dittatura di stampo fascista, fondata su un'ideologia cattolica ultraconservatrice e sul partito unico. Soltanto con la morte del Generalissimo nel 1975 il paese tornò alla democrazia con libere elezioni, che restaurarono la monarchia e il ritorno di re Juan Carlos di Borbone. Juan Carlos I di Borbone fu incoronato il 22 novembre del 1975 e il re di Spagna ebbe un ruolo fondamentale per la promulgazione della Costituzione democratica approvata nel 1978, poi determinante per la storia del paese. Dal 1982 la Spagna fa parte della NATO e nel 1986 aderito alla Comunità Economica Europea, oggi Unione Europea. Rientra nello spazio Schengen e nel 1999 ha adottato l'euro come propria moneta. Il nome del paese, Espagna, deriva dal latino Hispania, la cui etimologia è incerta. Gli antichi romani utilizzavano anche il nome Iberia, cioè terra bagnata dal fiume Ebro, da cui deriva l'aggettivo iberico. La bandiera spagnola è conosciuta come la Rojigualda, che tradotto significa rosso oro, nome che le deriva dal modo in cui questa viene definita dalla Costituzione spagnola del 1978. Adottata fin dal 1785, essa è divisa in tre bande orizzontali, rosso, giallo, rosso. I colori sono quelli degli stemmi nazionali degli antichi regni di Castiglia, Aragona e Granada, con la parte gialla di dimensione doppia rispetto a quelle rosse. Nella bandiera compare uno stemma a quattro quadranti, di cui ciascuno rappresenta uno dei quattro regni che furono riuniti per formare la prima vera Spagna nel XV secolo. Il regno di Castiglia è rappresentato dal castello. Il regno di León è identificato nello storico leone. Il regno di Aragona è simboleggiato dalla celebre segniera, vale a dire le quattro fasce rosse su campo dorato. E Navarra è richiamato dalle catene unite. Infine, l'antico regno di Granada è inserito nel fondo dello stemma con un frutto di melograno. Il fleur-de-lis, in palo, posto al centro degli stemmi dei regni, indica la casa reale regnante dei Borbone. Mentre le due colonne al lato dello scudo, accompagnate dal motto plus ultra, dal latino più oltre, richiamano le scoperte e le conquiste spagnole in America. Le colonne, infatti, sono le mitologiche colonne d'Ercole, poste sullo stretto di Gibilterra, che rappresentano Gibilterra e Ceuta. Sulla colonna recante la scritta plus poggia la corona imperiale, sull'altra la corona reale. L'inno nazionale della Spagna è il Marcha Real. Si tratta di uno dei più vecchi inni d'Europa ed anche di uno dei pochi, insieme a quelli di Bosnia e Erzegovina, Kosovo e San Marino, ad essere privo di un testo ufficiale. In passato sono stati redatti vari testi, ma oggi non sono più utilizzati. Sulla sua composizione, alcuni storici sostengono che sia un'opera ascrivibile a Federico il Grande di Prussia. Altri ritengono che ci sia una maggiore affinità con le aree militari dell'epoca di Carlo V. La versione attuale fu commissionata al maestro Francisco Grau dopo l'approvazione della Costituzione spagnola del 1978. La Spagna è una monarchia costituzionale composta da 17 comunità autonome e due territori esterni, Ceuta e Melilla, che rappresentano le diverse identità storiche, linguistiche e culturali del paese. Il Parlamento centrale viene eletto a suffragio universale ogni 4 anni ed è composto da due camere,
chiamate Cortes, il Congresso dei Deputati e il Senato, di cui fanno parte anche i rappresentanti delle comunità autonome. Il capo del governo viene nominato dal re, ma deve ricevere la fiducia del Parlamento. Pur non essendo una vera e propria federazione, la Spagna è oggi uno degli stati più decentrati d'Europa, insieme a Svizzera, Germania e Belgio. Infatti, tutte le comunità autonome godono di ampie autonomie legislative ed hanno propri parlamenti e governi regionali. Nonostante la grande autonomia, permangono sul territorio forti movimenti indipendentisti, soprattutto nelle province basche e in Catalogna. I baschi rappresentano il popolo più antico della Spagna e hanno conservato ancora oggi la loro lingua, il basco o euskera, parlato da circa 800.000 persone. Essi risiedono nei territori ai piedi dei Pirenei, che si affacciano sul Golfo di Biscaglia o Guascogna. Le principali province basche sono la Vizcaya, con capoluogo Bilbao, e la Guipúscoa, con capitale San Sebastián. Per secoli la comunità basca è stata oppressa dal governo centrale spagnolo, specialmente durante la dittatura franchista. Per questo nel 1959 fu fondata l'ETA, un'organizzazione militare terrorista per la libertà della nazione basca. Dal 2011 l'ETA ha abbandonato la via della violenza e oggi la lotta per l'indipendenza del paese basco avviene in modo pacifico. Il 1 ottobre 2017 le forze secessioniste catalane hanno invece promosso, senza autorizzazione del governo centrale, un referendum sull'indipendenza della Catalogna. A seguito del risultato referendario, il 27 ottobre il Parlamento di Barcellona ha proclamato la nascita della Repubblica Catalana come Stato indipendente. Naturalmente il governo di Madrid ha reagito destituendo il governo catalano, e la situazione è tuttora instabile. Molti indipendentisti sono stati arrestati ed altri sono fuggiti all'estero. Accanto allo spagnolo castigliano, che è la lingua ufficiale di tutta la Spagna, nelle corrispondenti comunità autonome, in cui vige il bilinguismo, sono idiomi ufficiali anche l'euskera o basco, che è un'antichissima lingua indigena non indoeuropea parlata nelle province basche. Il catalano e il gallego sono invece lingue neolatine molto affini al portoghese, parlate nella Catalogna e nella Galizia. Infine il valenziano, nella provincia di Valencia, e il maiorchino, che si parla a Mallorca. Lo spagnolo è anche la lingua ufficiale nella maggioranza dei paesi dell'America Latina e viene usato negli Stati Uniti d'America dalle comunità immigrate. Tra gli ispanici, la lingua spagnola si è fusa con quella inglese, dando vita ad un linguaggio ibrido, noto con il termine di Spanglish. La religione cattolica è stata considerata religione di Stato fino al 1978. Oggi essa è considerata alla pari di tutte le altre fedi. Gli spagnoli si dichiarano cattolici per il 70%, atei o non religiosi per il 25%, e la rimanente parte rientra nelle religioni minoritarie, di cui la principale è quella islamica, sia per motivi storici, sia per la forte immigrazione dal Nord Africa e soprattutto dal Marocco. La composizione etnica della Spagna è piuttosto omogenea. La popolazione è formata per il 45% da castigliani, per il 28% da catalani, per l'8% da galiziani, per il 5,5% da baschi. In Andalusia e nel sud-est del paese si trova una comunità di gitani o zingari di Spagna, pari al 2% della popolazione. Un popolo indoeuropeo che ha sviluppato costumi e tradizioni propri, tra cui il flamenco, uno stile di danza e di musica antico e complesso. Gli stranieri rappresentano in Spagna poco più del 10% della popolazione totale. Tra gli immigrati, i flussi più consistenti provengono da Marocco, Romania e Sud America. La Spagna è il quarto paese del continente europeo per estensione, dopo Russia, Ucraina e Francia. Ciò nonostante la sua popolazione è poco numerosa, superando di poco i 47 milioni di abitanti. La sua densità demografica, pari a 92 abitanti per chilometro quadrato, è la più bassa tra tutti gli stati dell'Europa occidentale, superata soltanto dalla Repubblica d'Irlanda. La distribuzione degli abitanti sul territorio è molto squilibrata, con grandi differenze tra le diverse zone del paese.
L'80% degli spagnoli vive nei centri urbani e le maggiori concentrazioni si hanno nell'area di Madrid, nelle fasce costiere mediterranea e atlantica e a Palma di Mallorca, capoluogo delle Baleari. Al contrario, le zone interne del centro e a ovest sono scarsamente popolate. Nella rete urbana spagnola emergono soprattutto gli agglomerati di Madrid e Barcellona. A seguire ci sono Valencia, Siviglia, Bilbao, Malaga, Saragozza, Palma di Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria e Murcia. Madrid sorge nella regione storica della Castiglia, al centro della Spagna, a 650 metri in posizione dominante la valle del fiume Manzanares. Fondata nell'VIII secolo nei pressi di una fortezza araba, fu residenza dei sovrani di Castiglia e si sviluppò dal 1561 quando re Filippo II la scelse come nuova capitale, preferendo la Toledo. La città raggiunse il massimo splendore durante il periodo del Siglo d'Oro, nel 600, per l'egemonia spagnola in Europa e nel mondo. Durante la guerra civile del 1936, durata fino al 1939, Madrid fu il centro della resistenza repubblicana e l'ultima città ad arrendersi ai franchisti. Con la restaurazione della democrazia nel paese nel 1978, Madrid ha conosciuto un nuovo sviluppo, grazie ad un rinnovamento soprattutto culturale, artistico e sociale, che ne fa una delle metropoli più fervide e visitate d'Europa. Con più di 6 milioni di abitanti, è il sesto agglomerato urbano del continente europeo e il quarto dell'Unione Europea, dopo Parigi, Londra e Düsseldorf. Il quartiere più antico e ricco di edifici storici è il barrio de los Austrias, il quartiere degli Asburgo, in cui domina Plaza Mayor. Poco distante si trova la Puerta del Sol, la piazza da cui partono a raggiera le principali arterie stradali e in cui si trova la Placca Zero, utilizzata per le distanze chilometriche nello Stato spagnolo. Ancora si può trovare ed ammirare la famosa statua dell'orso e dell'albero di Corbezzolo di Antonio Navarro Santa Fe, diventati un simbolo della città. Nella Plaza de Oriente sono ubicati il Teatro Real e il Palazzo Reale, residenza ufficiale del re di Spagna, attualmente Felipe VI, che con i suoi maestosi giardini è una delle più grandi regge europee. A Plaza de España si trova il celebre monumento dedicato a Miguel de Cervantes, una scultura in pietra dello scrittore che sovrasta altre due sculture in bronzo, di Don Chisciotte a cavallo e di Sancho Panza in sella ad un asino. I famosi musei di fama internazionale sono ospitati nella parte settecentesca e ottocentesca del nucleo urbano, quella più ad est. Il Prado contiene opere dei pittori Velázquez, Goya e il Greco, mentre il Centro de Arte Reina Sofia custodisce opere di arte moderna, tra cui il Guernica di Pablo Picasso. Un'opera di architettura ottocentesca molto particolare è la stazione di Atocha, un grande edificio in ferro e vetro, costruito con la collaborazione di Fell, il progettista dell'omonima torre parigina. La movida madrilena si vive nella parte nord della città, nei quartieri Malasaña, Chueca e Salesas, in cui il famoso regista cinematografico Pedro Almodóvar ha ambientato alcuni dei suoi film più rinomati. Per gli appassionati del calcio merita una visita lo stadio Santiago Bernabéu, in cui gioca il Real Madrid, costruito nel 1954 con adiacente museo sulla storia della società polisportiva spagnola. Barcellona, capoluogo della Catalogna, è il cuore economico del paese e la seconda città per numero di abitanti. Nel 1830 veniva denominata la Manchester spagnola per il suo sviluppo nell'industria tessile.
Oggi è il più importante polo industriale nazionale ed il primo centro finanziario del paese. Inoltre, grazie ai suoi musei, tra cui quello del Picasso e quello della Fondazione Miró, è diventata una delle città più importanti per la cultura, soprattutto per l'arte e l'architettura, oltre che per il turismo. Celeberrima è la cattedrale Sagrada Famiglia, opera dell'architetto spagnolo Antonio Gaudí, una chiesa fiabesca la cui costruzione iniziò nel 1882 e che è rimasta ancora incompiuta. Tra i luoghi di maggiore richiamo c'è la Rambla, un viale alberato ricavato sul percorso di un antico corso d'acqua che consente di passeggiare dalla zona più antica del porto, in cui si trova la statua di Cristoforo Colombo, al centro della città, a Plaza Catalunya. Rappresenta la parte più vivace della città. Si esibiscono artisti di strada, vengono allestite bancarelle e si accede alla Boqueria, il mercato più famoso e antico della Spagna. Per gli amanti del calcio merita una visita allo stadio dove gioca il Barcellona, il Camp Nou, e il museo della squadra blaugrana. Valencia è la seconda città dell'area mediterranea, capoluogo della Comunità Valenciana. È un centro commerciale di prodotti agricoli, tra cui agrumi, ortaggi, riso e fiori, provenienti dalle fertili huertas, cioè dagli orti mediterranei irrigati con canali, ed è pure un dinamico polo industriale. A Valencia merita certamente una visita la Città delle Arti e delle Scienze, progettata dall'architetto Santiago Calatrava. Siviglia è il capoluogo dell'Andalusia ed è stata per molti secoli il centro della Spagna islamica. Qui hanno le radici alcune tradizioni del paese, come la corrida e il flamenco. Oggi è una città turistica molto frequentata. Bilbao è la principale città delle province basche. È un importantissimo centro industriale e finanziario per la presenza di molte industrie e banche, oltre che di un porto molto attivo sul Golfo di Biscaglia, nell'Atlantico. È anche una meta turistica di rilevanza internazionale per la visita del Museo Guggenheim. Malaga si affaccia sulle coste del Mediterraneo, non lontano dallo stretto di Gibilterra. È il centro culturale ed economico della Costa del Sol, una delle zone turistiche balneari più importanti del paese.
Saragozza, che è situata lungo il corso dell'Ebro, ha origini molto antiche. Risale al 24 a.C., quando Cesare Augusto fondò la città dandole il suo nome. È il capoluogo dell'Aragona. Il susseguirsi delle diverse popolazioni che hanno abitato la penisola iberica ha lasciato tracce indelebili nell'architettura della città. I monumenti più affascinanti sono in stile mudéjar, ricordo dell'influenza araba. Tra gli oggetti tipici della Spagna ci sono prodotti artigianali che rappresentano l'identità culturale e le tradizioni delle genti di questo paese. Le mantiglie, scialli fatti di merletti. I ventagli variopinti. Gli strumenti musicali come le nacchere o le chitarre. Le ceramiche di Talavera de la Reina. Le ceramiche di Puente del Arzobispo, a ovest di Madrid. Le ceramiche di Sargadelos, in Galizia. I tappeti di Las Alpujarras. I coltelli e le spade di Toledo, le lavorazioni in pelle e cuoio di Cordova. Nella tradizione spagnola esistono numerose feste popolari, sia laiche, chiamate ferias, sia religiose, chiamate fiestas, che si svolgono con caratteristiche musiche, canti e balli. Uno dei simboli che spesso viene associato alla Spagna è rappresentato dai mulini a vento. Questi sono utilizzati per macinare il grano e per portare in superficie le acque sotterranee. Sono un elemento caratteristico della regione della Mancia, sull'arido altopiano della Meseta. La Mancia è la regione da cui proviene il più celebre personaggio della letteratura spagnola, Don Chisciotte, protagonista dell'omonimo romanzo di Miguel de Cervantes pubblicato nel 1605. Una delle scene più celebri è quella in cui Don Chisciotte si lancia in un folle duello contro un mulino a vento, scambiandolo per un gigante. Tra gli eventi del folklore spagnolo più conosciuti a livello internazionale ci sono gli spettacoli di flamenco e la corrida. Il flamenco è un genere musicale di origine gitana, presente soprattutto in Andalusia, che nella melodia e nel ritmo rimanda a quelli arabi. L'antico rituale della corrida, considerato in passato un'arte raffinata e pericolosa, è oggi prevalentemente un'attrazione turistica. Si svolge in un'arena chiamata Plaza de Toros, alla presenza degli spettatori, in cui un toro viene ferito ripetutamente dai picadores a cavallo e dai banderilleros che li piantano arpioni nelle spalle. Infine il torero, o matador, cioè uccisore in spagnolo, entra nell'arena per passare più volte rasente al toro stremato, agitandogli davanti un drappo rosso e uccidendolo con un colpo di spada. Questa, che da alcuni è considerata un'arte che fa parte del patrimonio culturale spagnolo, da tanti viene criticata per le torture inflitte ai tori e ai cavalli, ragione per cui alcune comunità autonome hanno deciso di abolire la corrida, prima tra tutte la Catalogna. Oggi la Spagna è la 13ª potenza economica mondiale e la 6ª in Europa. Il reddito per abitante è ancora inferiore
alla media degli altri stati dell'Unione e il tasso di disoccupazione è ancora alto. Nel sistema economico spagnolo, il settore primario ricopre un posto importante per le colture mediterranee esportate in tutto il mondo. La Spagna è il primo produttore mondiale di olio di oliva, il terzo produttore di vino dopo Italia e Francia e il sesto produttore di agrumi. Le altre colture prevalenti sono quelle ortofrutticole e cerealicole, soprattutto orzo, mais e frumento nelle zone centro-meridionali e del riso nell'area mediterranea. Insieme al Portogallo, la Spagna è anche il maggior produttore europeo di sughero. L'allevamento ovino è famoso per la pregiata lana delle pecore Merinos. La Spagna è al sesto posto nell'allevamento mondiale dei suini. Celebri sono i suoi prosciutti, come il jamón serrano e il jamón de pata negra. Anche la pesca di acciughe, sardine e tonni riveste un ruolo di primo piano, soprattutto in Galizia, nell'Oceano Atlantico. Per quanto riguarda le attività estrattive, il sottosuolo della Spagna è ricco di zinco, ferro, rame, piombo, zolfo e mercurio. Sono scarse invece le quantità di petrolio e di gas naturale, ragione per cui la Spagna è costretta a dipendere in larga parte dalle importazioni. Più abbondanti sono invece i giacimenti di carbone, insufficienti però a coprire il fabbisogno energetico totale. Per ridurre la dipendenza dal petrolio estero, il governo ha dato il via ad un piano di trivellazioni a largo delle isole Canarie. Ciò ha tuttavia suscitato una forte protesta degli abitanti dell'arcipelago e degli ambientalisti. Circa un quinto della produzione di energia elettrica è fornito da centrali nucleari, anche se è sempre maggiore la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. La Spagna è soprattutto uno dei protagonisti mondiali nel campo del solare termico. Dopo l'ingresso nella Comunità Economica Europea nel 1986, il paese ha attratto ingenti capitali stranieri, che hanno permesso la crescita soprattutto delle industrie agroalimentari, siderurgiche, meccaniche, automobilistiche e chimico-farmaceutiche. Come tutti i paesi più sviluppati, anche in Spagna il settore terziario occupa la gran parte dei lavoratori e incide maggiormente nella formazione del prodotto interno lordo nazionale. Nei servizi le principali attività sono il turismo, la finanza, il commercio e le telecomunicazioni. Nel turismo internazionale la Spagna è al secondo posto nell'Unione Europea, dopo la Francia, e al quarto posto nel mondo, con quasi 60 milioni di arrivi ogni anno. Nelle attività finanziarie la Borsa di Madrid è tra le principali europee e possiede due grandi banche internazionali che figurano tra le maggiori al mondo, il Banco Santander e il Banco Bilbao. Grazie alle numerosissime risorse turistiche, la Spagna è in grado di soddisfare ogni esigenza proveniente dal mercato. Al turismo naturalistico dei parchi nazionali e a quello balneare praticato lungo le coste mediterranee atlantiche e nelle isole Baleari e Canarie, altre forme particolari di turismo sono quella religiosa e quella culturale. Il santuario di Santiago de Compostela è una delle principali mete del turismo religioso, sede di pellegrinaggio da parte di migliaia di fedeli provenienti da tutta Europa. La tradizione vuole che siano sepolti nella cattedrale i resti dell'Apostolo Giacomo, Santiago in spagnolo, primo evangelizzatore e santo patrono della Spagna. La splendida cattedrale, in stile romanico, fu costruita tra l'XI e il XIII secolo. Tra le mete del turismo culturale vi è la ruta de Don Quijote, un itinerario sulle orme del personaggio di Miguel de Cervantes, il cavaliere errante per terre della Castiglia-La Mancia. Il percorso parte da Alcalá de Henares per terminare a Consuegra, la città dei mulini a vento. Per i trasporti viene privilegiata la rete autostradale. Il paese è dotato di ferrovie ad alta velocità che collegano Madrid alle altre città.
In espansione è il trasporto aereo, con il potenziamento degli aeroporti di Madrid e di Barcellona.